Ti piacerebbe riuscire a fare questo? Continua a guardare e ti insegno come fare. Benvenuti di nuovo. Se ti sei perso la lezione precedente, ti lascio il link nella descrizione. Non te la perdere, mi raccomando. Prima di iniziare, però, voglio dirti una cosa molto importante. La perfezione non esiste e oggi la lasciamo a un lato. Siamo qui per imparare qualcosa di nuovo e divertirci insieme. Iniziamo? Oggi ci inoltreremo nel mondo dei paesaggi, quindi mi piacerebbe insegnarvi delle regole basiche per iniziare a fare il vostro primo paesaggio. Come ben abbiamo già visto in altre lezioni, tutto si riduce a un gruppo di forme geometriche. Quindi, quando vogliamo replicare un paesaggio, quindi disegnarlo già sia dal vivo oppure guardando una fotografia, una delle cose più importanti da fare all'inizio è analizzare la foto. Analizziamo la foto che vogliamo disegnare e facciamo delle prove dei suoi elementi. Per esempio, in questa foto ci sono alberi, ci sono case, ci sono cespugli, c'è un fiume, delle colline, delle case. Quindi analizziamo la nostra foto e vediamo se abbiamo certi elementi, per esempio una strada, per esempio degli alberi, una montagna, due montagne, delle case, delle rocce. E iniziamo a disegnare questi elementi. Facciamo una piccola prova, quindi abbiamo, vedete qua ho fatto il mio rettangolo, che è il nostro foglio. Poi ho fatto la linea dell'orizzonte. E poi iniziamo a individuare, per esempio, abbiamo degli alberi. Abbiamo un albero qua, abbiamo un altro albero dietro, abbiamo una casa. Abbiamo una montagna. Iniziamo con forme semplicissime, sì? A, abbiamo una strada. Con forme semplicissime iniziamo a darci un'idea di come sarà il nostro paesaggio. E anche iniziamo a vedere che cosa c'è all'interno del nostro paesaggio, quindi che elementi fanno parte della foto. In questa tappa del paesaggio, del disegno, non vogliamo che le cose siano realistiche, stiamo solo facendo un primo studio. Ci sono magari delle nuvole, le aggreghiamo. Ok? Adesso che abbiamo fatto un piccolo bozzetto iniziale, prendiamo il nostro foglio. Oggi per insegnarvi a fare il vostro primo paesaggio ho scelto questa foto che vi metterò qui al lato, di questo paesaggio tipico, dove possiamo notare che abbiamo montagne, abbiamo colline, abbiamo prato, strada, nuvole e abbiamo anche degli elementi tipo una staccionata o una rete, non so come definirla bene, dei pali della luce e dei cespugli. Allora, iniziamo dividendo il nostro disegno in tre parti. La parte più vicina a noi, la parte in mezzo e la parte più lontana. Però prima di iniziare con queste cose facciamo la linea dell'orizzonte. La linea dell'orizzonte è più o meno la linea che divide a metà il foglio, o un pochino più su della metà, in questo caso guardando la nostra foto. Quindi ecco qua la nostra linea dell'orizzonte. Quindi iniziamo disegnando gli elementi più vicini a noi. In questo caso sono la strada e il prato. Allora, la strada, notiamo come arriva più o meno a questo margine del foglio, no? Quindi più o meno così. E dall'altra parte anche arriva più o meno qua, quindi così. Ok,
Perfetto così. Ora abbiamo la linea centrale che divide in due la strada. Abbiamo una linea così e poi abbiamo una linea tratteggiata. Esempio, abbiamo uno qua e poi diventano sempre più piccoli perché ovviamente andiamo ad avvicinarci, ad allontanarci, quindi così più o meno. Anche questa linea inizia piccolina e poi si va un po' allargando. Ok. Quindi abbiamo già la nostra strada. Ora abbiamo anche queste altre due linee che possiamo fare. Le due linee bianche, se volete, le potete tracciare. Notate come non sono linee pulite, per riuscire ad arrivare alle nostre, al nostro disegno finale abbiamo bisogno di tracciare tante linee, però poi alla fine vedete che ci arriviamo. Ok, molto bene, quindi abbiamo la linea bianca e la linea di fuori. Adesso vi ricordate? Iniziamo prima a disegnare la parte più vicina a noi, quindi la strada ce l'abbiamo e adesso facciamo il prato. Abbiamo dei cespugli. Non andiamo nello specifico facendo un ritratto realistico in questo caso, ma andiamo a capire quali sono i punti cruciali al momento di disegnare un paesaggio. Quindi non vi esigete troppo. Poi abbiamo dei pali della luce, 1, 2 più o meno qua, ricordatevi che andando poi verso e da questa parte c'è una specie di staccionata, quindi abbiamo ancora un po' di prato qua e poi abbiamo queste pali. Che vanno a svanire nell'orizzonte, più o meno così, quindi, ok? Molto bene. Adesso abbiamo appunto visto che qua abbiamo diversi tipi di cespugli, se volete potete aggiungerli un pochino più, vedete io qua ho fatto tipo queste linee che stanno a indicare i fili d'erba. Le possiamo fare magari anche da questa parte, così ci dà un pochino più la sensazione di realismo. Ok, abbiamo staccionato anche di qua in realtà, quindi la facciamo, la linea si collega qui a questo punto centrale. Molto bene, quindi questa prima parte è fatta, la parte più vicina a noi l'abbiamo completata. Adesso iniziamo la parte di mezzo. Non so se la riuscite a individuare, però la parte di mezzo è la parte della collina. Ora, volevo prima fare un appunto, volevo prima dirvi un dettaglio importante riguardo alla strada. A meno che la strada non vada su per la collina, rimane sempre sotto l'orizzonte, perché è sotto di noi.
Allora, facciamo la parte della collina. Abbiamo più o meno a questa altezza. Adesso qua ci rendiamo conto che per esempio questo palo è molto più alto. Quindi, se per caso anche voi l'avete fatto basso, ci rendiamo conto che questo palo è più alto perché la collina dovrebbe essere più o meno iniziare da questa parte qua e poi fare tipo così. Ci sono due piccole. Vediamo poi. Questa qua è la parte della collina. Quindi adesso, grazie alla collina, possiamo renderci conto che il palo della luce è più in alto, quindi arriva più o meno fino qua, direi. E quindi in automatico anche questi qua. Questo arriva più o meno qui. Questo qua più in basso. E via dicendo. Questo modo. Ok? Ok. Adesso che abbiamo la nostra parte di mezzo, che sono le colline, che se volete possiamo, a cui possiamo aggiungere tipo delle linee per renderle un pochino più realistiche. Abbiamo la parte finale, il terzo strato, che è la parte più lontana da noi. Ora vorrei dirvi un piccolo dettaglio. Allora, nella parte di mezzo, se gli alberi crescono, per esempio, se ci sono degli alberi o per esempio questi pali della luce, se gli alberi o i pali della luce crescono dalla linea dell'orizzonte, i loro rami si estenderanno sopra l'orizzonte perché sono sopra di noi. Quindi adesso che abbiamo finito il nostro secondo strato, facciamo le nostre montagne. Abbiamo una montagna che grazie al palo della luce possiamo più o meno renderci conto. Poi abbiamo questa punta più alta. Queste vanno un po' in giù. Abbiamo un'altra bella punta qui, un'altra punta qui. All'incirca è così. Quindi, ecco il nostro terzo strato. Ora, se vogliamo, possiamo aggiungere anche le nuvole. Non dobbiamo farle identiche, possiamo. Questo è un primo approccio a uno studio per fare un paesaggio. Quindi possiamo un po' inventarcele anche se vogliamo. Però guardate come abbiamo già costruito tutto il nostro paesaggio. Abbiamo, come abbiamo detto, primo strato, il più vicino a noi, strato di mezzo, le colline. E strato terzo strato e terzo strato che è la parte più lontana a noi. Ora, per ultimo, possiamo aggiungere i nostri dettagli, per esempio delle extra texture. Cosa sono le extra texture? Possono essere delle foglie magari che sono cadute per terra, dei sassolini, piccoli dettagli nei cespugli, e qualche uccellino che vola nel cielo. Tutti questi dettagli qua. Per esempio, se guardiamo la strada sembra ovviamente a questa parvenza perché è cemento, quindi non è proprio una strada liscia. Possiamo fare dei piccoli sassolini o delle piccole linee, tipo per dargli una sensazione più di realismo, in questo modo. E questo è tutto.
E come potrai ben immaginare, il progetto di questa settimana si tratta proprio di creare un paesaggio da solo. Ti consiglio di andare su internet, su Google, e mettere foto di paesaggi. Può essere foto di paesaggi con strada, foto di paesaggi al mare, quello che ti piace di più, perché ricordati che deve piacere a te, quindi devi avere quel stimolo iniziale per iniziare a disegnare. Quindi una foto che ti piace di un paesaggio e poi ti invito a replicarlo, applicando la regola dei tre strati, dei tre punti, quindi prima lo strato più vicino, poi lo strato di mezzo e poi lo strato più lontano. Questo è tutto per oggi. Non voglio lasciarti prima di averti ricordato che fare errori è normale e ci aiuta a migliorare la nostra tecnica e che la perfezione non esiste. Insegno a disegnare a grandi e piccini da tantissimi anni e amo connettere con loro su Instagram. Quindi, se non mi segui ancora, ti lascio in descrizione il link alle mie lezioni di disegno per tutta la famiglia e anche il mio profilo Instagram. E ci vediamo settimana prossima per una nuova lezione. Ciao!